Proviamo, Vittorio, proviamo a scendere nello specifico, perché l'abbiamo appena vista. Abbiamo appena visto una scena geniale, appunto, cioè c'è un prima e c'è un dopo, veramente. La scena in cui finalmente, perché probabilmente tutti qui avete visto, ma chissà, Apocalypse Now, forse non ricordate, e qualcuno magari non l'ha neanche visto, che Brando entra in scena piuttosto tardi, nel film, lo aspettiamo a lungo, quando finalmente si arriva a Brando, il film, non dico che è quasi finito, ma insomma siamo molto molto avanti. E c'è quest'uomo che emerge appunto dalle tenebre, il cuore di tenebra. Ecco, una scena così decisiva, poi fra l'altro Marlon Brando era ancora allora uno dei più grandi divi che la storia del cinema americano abbia mai espresso, quindi non era neanche semplice decidere, era parlo a zero, vabbè, ingrassare era ingrassato di suo, e tenerlo al buio, mostrare così questo cranio pelato e non invece la bellezza dell'attore. Una scena così, come nasce, come si arriva a scelte così forti, così estreme? Io credo che, ecco la ragione del video che ho mostrato questa mattina, la proiezione è partita un attimino tardi, ma c'era scritto l'ombra, prima di quel pezzo del conformista in cui Jean-Louis Trintignant ricorda al suo ex professore il mito della caverna di Platone. Sicuramente molti di voi lo ricorderanno, alcuni lo stanno studiando adesso, non lo so. Nel mito della caverna di Platone si parla di un gruppo di prigionieri che sono incatenati dentro una caverna da sempre, dalla nascita, che sono costretti a guardare il fondo della caverna. E cosa vedono al fondo della caverna? Vedono delle ombre che passano, create da un fuoco all'esterno della caverna, interrotto dal passaggio di alcune persone con degli stendardi, con delle statue e con delle bandiere. I prigionieri di Platone, essendo fin dalla nascita seduti lì, credono che quelle ombre siano la realtà. Questo è, se ci pensate, una metafora del cinema. I prigionieri sono come gli spettatori. Il fondo della caverna è come lo schermo, il fuoco fuori è il proiettore, le persone che passano è il sensore o il film, le ombre sono come le immagini. Che cosa significa questo? Che nel cinema, come nella caverna di Platone, quella non è una realtà che noi vediamo, ma è una immaginazione della realtà, è un'impressione della realtà, è una espressione della realtà. Cioè il cinema, secondo me, non ha realtà, non esiste il cinema verité, non esiste il cinema della realtà, il cinema è comunque interpretazione. Detto questo, sicuramente Francis Coppola, innamorato del conformista, ha visto quella in sequenza e a parte in generale tutto il film, ha pensato, io credo, non me l'ha mai confessato, ma io credo che abbia pensato alla sequenza con Cars, con Marlon Brando. Noi ci incontriamo in Australia per fare un primo sopralluogo per la giungla, perché ci sono gli elicotteri in Australia, e nel mio piccolissimo inglese dell'epoca, lui non parlava italiano, mi ricordo che arrivo in questo albergo, ci sediamo e poi ci sediamo per terra, perché lui soffre di una scoliosi alla schiena, si sentiva male, a disagio sulla scuola, e ci siamo molto bello, era la cosa, seduti per terra sul tappeto dentro una suite e parlavamo in un molto semplice del concetto di Apocalypse Now, del concetto visivo. E io non parlavo bene inglese, lui non parlava in italiano, ma parlavamo tutti e due dello stesso linguaggio, il cinema. E abbiamo parlato di come poter creare una visione più simbolica del personaggio. Quando Marlon Brando venne nelle Filippine, dove poi abbiamo girato il film in realtà, arrivò a due terzi del film. In realtà Marlon, io avevo collaborato con lui, come avete visto, in L'ultimo tango a Parigi, ma era stato in grado, insieme con Bernardo, a costruire il suo personaggio dall'inizio, scena per scena, fino alla fine, perché era più o meno presente in tutto il film. In Apocalypse Now no. In Apocalypse Now si sente all'inizio parlare di questo personaggio, descriverlo in un certo modo, se ne vedono delle fotografie più o meno in bianco e nero in controluce, se ne sente appena un pezzettino di parole con una voce da una radio. Quindi quando lui arrivò nelle Filippine, disse chiaramente a Francis: Francis, io non mi sento di entrare in scena come un personaggio normale, dobbiamo trovare un metodo, una cosa, quella, eccetera. E stettero 3 giorni fermata la produzione
a discutere come poter mettere in scena il personaggio di Cars. Al terzo giorno io ho detto, dico, ma forse se, visto che non si riusciva a trovare uno sbocco, se faccio una prova e preparo una prima inquadratura su quello che ci siamo detti con Coppola 6 mesi prima, forse se lo mostro a Francis, forse è più semplice, il cinema è un'espressione di immagine, e l'immagine molte volte è molto più forte di tante parole.